Amici di Akiba Stop, bentornati! Allora, siamo qui dopo una settimana di Lucca con un po' di arretrati di fumetti da unboxare. Come vedete ci sono due possenti scatoloni e uno scatolino. E come vi anticipava prima Alex, che vi saluta, quindi ciao da ciao. Matteo e da Alex, è tutto pieno di fumetti, quindi andiamo a vedere in queste due settimane cosa è uscito. Visto che è da un po' che non ci sentiamo, mettete subito un bel like al video. Senza neanche sapere com'è. Vabbè, tutti quanti gli youtuber professionisti lo dico sempre all'inizio perché poi ho paura che la gente si dimentichi, no? Quindi mettete un like al nostro video che ormai, vabbè, sapete un po' come andrà e soprattutto buon Natale. Ma soprattutto ormai abbiamo sempre il pubblico qua, esatto, che assiste all'unboxing. Salutiamo il nostro amico Lorenzo, perché per gli amici è Lorenzo. Esatto. Esatto. Ciao a tutti. E andiamo. Ciao a tutti, sono Maca. Per gli amici Lorenzo, ricordiamolo. Esatto. Ho visto una roba fighissima. Ma prima Deadpool. Non nel senso che Deadpool non è bello, però. Allora, qui abbiamo Deadpool numero 1. 120, vabbè, in realtà è l'ennesimo reboot dei fumetti. Quindi Deadpool, l'ennesimo reboot Marvel, rinizia tutto. Vedete che inizia da qui. Quindi se non avete mai letto Marvel, questo è il secondo momento per iniziare. Poi abbiamo Thor, anche qui novità. Finalmente ritorna uomo, Thor. Inizia qui. Ha avuto un po' una crisi di identità, era rimasto donna. Poi abbiamo Star Wars, numero 41. Inizia qui anche lui? No, questo non inizia, fortunatamente. Ma c'è Poe Dameron, vabbè, in memoria di Saw Gerrera, quindi si parlerà di resistenza. Già io storco un po' il naso, però vedremo. La copertina è molto fica. Prima avevo fatto la faccia tipo Aldo Giovanni Giacomo e dire Maria, cosa c'è? Perché è uscita una chicca, ragazzi. Ne abbiamo due copie e poi mi sa che lo scatolone è finito. Di cosa si tratterà mai? Aspetta che adesso rovescio tutto. Ma naturalmente di Berserk Maximum Berserk, versione definitiva, 288 pagine, grande formato, lettura alla giapponese, e quindi è così. Eccolo qua, andiamo a vederlo un attimino, anche questo non usciva, non usciva da un bel po' di tempo e devo posarlo perché mi stavano cadendo, numero 26, e voilà, col disegno sempre fichissimo. Ovviamente nessuno si ricorda cosa è successo nell'ultimo numero perché legge il Maximum, perché purtroppo esce una volta ogni morte di Papa. Erano sempre lì che stavano combattendo col dio dei mari. L'avevano sconfitto e Gatsu ne era uscito ovviamente come sempre gonfio come una zampogna. Vedremo come prosegue la adventure. Allora, finito qua. Aspetti che frugo per sicurezza. Direi che abbiamo finito e via il primo scatolone. Iniziamo con il secondo, anche qui spuffoli ma un po' di meno, e c'è un sacco di roba imballata che non sarò mai in grado di aprire senza te. Abbiamo la valletta. Chiediamo al nostro amico Lorenzo di portarci un taglierino. Direi che qui c'è un libro, ecco. E forse so anche di che cosa si tratta, ragazzi. Se ve lo state chiedendo, sì, ha sempre il giubbotto della moto, esatto. Anche d'estate, Maca. Estate, okay. Inverno, autunno. Esatto, è un po' un evergreen. Per me non esiste moda. Nel frattempo salutiamo anche il nostro amico Vasile il prestigiatore, che si è unito al... È tornato. Esatto, che è tornato. Ovviamente lui invece è in maglietta, cioè non ci sono gli estremi. Oh, eccolo qua, infatti ci avevo visto giusto, ragazzi. Nuovo film, stavo dicendo. Nuovo libro del figlio di Tolkien, Christopher Tolkien, La caduta di Gondolin. Praticamente, ovviamente, l'universo è quello del Signore degli Anelli, e qui si racconta la caduta di Gondolin, la più grande città elfica dell'epoca. Deve essere molto molto bello, tanti miei amici l'hanno già letto e mi hanno detto che è una figata, quindi consigliato. Vabbè, è un libro, quindi possiamo sfogliare. Mi sembra che sia illustrato da Alan Lee, infatti vedete che ci sono le illustrazioni, un po' come le ultime edizioni del Signore degli Anelli, quelle da ricchi. Ok, piazziamolo qua. Poi altro volume imbustato,
cos'è sta roba? Questa è una chicca, eh. Questa è una chicca. Sembra un quadro, ma non è. Forse sì, chi lo sa, apriamo. Non era proprio così la... Vabbè. Non siamo in fascia protetta, nulla si può dire. Ah! È l'edizione da collezione del fumetto game di Deadpool con le matite e i dadi esclusivi in omaggio. Cioè, non si scherza, ragazzi. Guardate le matite di Deadpool, i dadi, che non capisco perché siano di Deadpool, mi sembrano normalissimi, un dado rosso e un dado nero. E in questo fumetto il protagonista sei tu. È un fumetto tipo libro game. Vedete che c'è anche... hanno riprodotto la costina dei libri game, quelli di una volta. Gira. Eccolo qua, c'è anche la scheda del personaggio. Allora, vediamo un po' il kit di sopravvivenza del mercenario, dadi, matite personalizzate. No, vedete che i dadi c'è la faccina di Deadpool, eh? Il mercenario chiacchierone Deadpool, il supereroe più cool della Marvel, volevo vedere, in viaggio nel tempo, nella storia, impugnando una katana, no, non dice niente nello specifico. Però c'è Deadpool che dice, ehi sfigato, ora pure tu puoi essere figo, diventando me. Quindi... andrà a rubo, eh? Beh, è una chicca. Allora, ma procediamo con le robe in busta. Mi piace aprire col taglierino. Prima estraiamo tutte queste cose qua. Un altro cartonato. Niente popò di meno di... Niente popò di meno di... Ah, Sandman Deluxe di Neil Gaiman. Il libro ottavo. Quindi questa nuova edizione cartonata di pregio del capolavoro di Neil Gaiman, sempre consigliatissimo a tutte le età. No, vabbè, magari se siete un po' troppo piccoli, no, perché non è da consigliare magari ai vostri figli, che è un po' cervellotti come fumetto, ma sicuramente top a livello di opera, comunque di graphic novel. Allora, qui dal formato io direi Naruto. Che ci mancava. Avranno finito per un blocco? Naruto Color, numero 49. Mettiamo qui e vi facciamo vedere il primo blocco, ma no. Se le staranno dando Sasuke e Naruto? E invece no, chiacchierano. Naruto sì, grida. Sì. Vedi che se le danno. Qui c'era una scena equivoca. Ah sì, se le stanno dando. Io sono arrivato qui allora, mi sa, nell'anime. O no? Ora più avanti. Sì, c'è un po' di flashback. Ma non svegliamo oltre che poi ci cazziano. Allora, poi tiri fuori senza indugio. Qui abbiamo Citrus, copertina normale e variant disegnata a Mirko Andolfo. Provo a indovinare. Uno a caso? Casualmente sì. Quindi, Citrus. Che cos'è Citrus? Andiamo a vedere, perché è il numero uno e quindi non lo sappiamo. Dalla copertina... Ma non lo so, secondo me non è... Allora, una ragazza esuberante, volitiva alla moda in cerca di divertimento e di amore. E una più fredda, inquadrata, rigida, altera, la tipica prima della classe, due caratteri estremamente diversi, due opposti che dovranno imparare a convivere non solo a scuola ma anche nella stessa stanza da letto. Yuzu e Mei infatti sono diventate sorelle. Così. Questa è la loro storia. Acclamato dal pubblico finalmente in Italia, il grande successo che ha ispirato anche una serie animata. E dietro qui c'è scritta la stessa roba, no, non c'è scritto niente, quella di Mirko Andolfo perché... È Variant, e quindi... Secondo me piacerà sia a lui che a lei. Allora, qui abbiamo un restock numero uno di Cell at Works, esplorando il corpo umano, ricordiamo, versione manga. Numero 8 di Steelball Run, eccolo qui. Jojo. Bizzarre avventure di Jojo. Allora, qui non ci staremo mai, perché... Non ti preoccupare, vai tranquillo. Io ve lo dico. Andiamo anche un pochettino più veloce. Ranma mezzo numero 13. Questi ve li facciamo vedere tutti i mesi, magari indugiamo un pochettino più sulle novità. E ce n'è di Ranma, perché ce n'è. Ranma va sempre forte perché vabbè, uno dei capisaldi di manga. Allora. Continuiamo a frugare, qui c'è roba X. Allora, Pandara Arts 678, secondo me è un bel restocco. Sono restocconi, sì. Ma abbiamo anche una novità. Abbiamo qui Dr. Stone numero 1. Ah, eccolo qua.
Io lo aspettavo. Lei lo aspettava? Sì, perché è di Boichi. È di Boichi, però ci sono i bambinetti, quindi a me già non... Boh, guardiamo prima il disegno e poi leggiamo. Perché Boichi di solito, cioè a me piace tantissimo come disegna, però i bambinetti, non lo so, bisogna leggerlo. La storia di Boichi è anche quella. No, la storia di Rinchiro Inagaki. Solo disegni l'arte di Boichi. Boichi. Vediamo un po' la sinossi dietro. In un istante gli esseri umani di tutto il mondo si sono trasformati in pietra. Ah, che sfiga. Anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto coinvolto in questo misterioso fenomeno. Ma dopo migliaia di anni, risvegliatosi insieme all'amico Senku, decide di ricostruire la civiltà da zero. Ah, quindi tutti pietra per migliaia di anni così. Non deve essere bello come scherzo. Allora, qui abbiamo ancora un Ranma e abbiamo un Yema Hiro numero 2 restock. Cos'è questa roba qui? Poi ve la facciamo vedere dopo. Ci sono dei possenti cofanetti. Possenti cofanetti di Zodiac War, che tutti lo aspettavamo, no? In realtà purtroppo non vi sappiamo dire, però facciamo vedere il cofanetto. Che fico, sono 4 volumi J-pop. Avevo letto qualcosa, ma onestamente con ragazza... Luca di mezzo non mi ricordo più. Che c'è? C'è la ragazza? Cos'è? Volpe? Che caspita? Gatto? C'è le orecchie? Sì, c'è le orecchie, ma penso che sia un Allora, Maca, è per te. Vabbè, Zodiac War lo mettiamo qua. Ne abbiamo anche un'altra copia, quindi fatevi sotto. Poi magari nel prossimo video ci rileggiamo la sinossi, ma onestamente non mi ricordo più di cosa parla. Passato troppo tempo e passata troppa Luca. Allora, aspetta, questo lo vedo più stabile. Non devi evitare che cada tutto. Molto bene, procediamo nel nostro unboxing con Dr. Stone ancora a manetta. Abbiamo Infinity Force numero 5. Chissà se ci hanno mandato anche la Limited o se era solo ed esclusiva di Luke. Ma penso che fosse l'unica esclusiva che c'era Luke a livello di Limited Edition. Quindi secondo me non ci sarà, però chi può dirlo? Allora aspetta. Qui abbiamo My Hero Academia Ultra Archive. Quindi gli archivi dei personaggi, quelli che volumi che vanno tanto di moda adesso nelle serie che tirano di più, quindi è sigillato, quindi non ve lo possiamo far vedere. Ma immagino si tratti... Aspetta, ma... Sono qui, c'è Ranma che blocca tutta la visuale. Lo piazziamo qui. Ok. Oh, qui abbiamo Don Camillo contro Diabolic, una roba incredibile. Pensavamo non accadesse mai, e invece com'è che si chiama? Un notturno che non fa dormire, quindi una chicca non indifferente. C'è con pure in mezzo la pubblicità. Il disegno è fico, però sono proprio curioso di leggerlo questo, perché Diabolic e Don Camillo, c'è anche Peppone, quindi... Ok. Che abbiamo The Seven Deadly Sins, è nuovo questo, numero 26. Secondo me sì. È nuovo. Vediamo il personaggio, adesso questo non mi ricordo più come si chiama, è quello un po' gaio, diciamo, della situazione, che non si capisce mai se è un uomo o una donna. Vabbè, Seven Deadly Sins non ha bisogno di presentazioni, direi, ve l'abbiamo già mostrato più di una volta. Un 27 di Hunter x Hunter, non penso sia nuovo, questo sarà un restock. Anche secondo me. Non c'è scritto. Lo mettiamo qua comunque. Anche se potrebbe essere novità, 27 però, solo. E lei l'esperto, ci dia un'occhiata. Io nel frattempo estraggo degli altri 7 Deadly Sins. Qui abbiamo un altro cofanetto di Zodiac War, che lo metto dietro. Che secondo me... E poi potrebbe poi essere una rivelazione. Dungeon Food, ossia praticamente Food Wars Fantasy, cioè no, la gente che va nei dungeon per procacciarsi il cibo, no? È un incrocio tra Food Wars e Toriko in salsa fantasy, da J-pop, molto interessante. Dungeon Food, io induco ancora allora, qui abbiamo un po' di One Piece. Nuovo numero della serie classica blu. Numero? È numero 88. Ragazzi, One Piece è infinito. Ecco qua.
Pensavo volessi fare spoiler, così ci ammazzavano. No, non spoileriamo. Sappiamo che c'è gente sensibile su One Piece. Allora, My Hero Academia ancora. Ecco qua. Attenzione, un bombardone. Un bombardone. Un altro anime comic di Dragon Ball Z, La Resurrezione di F. Anime comics, F sta per Freezer, o Frieza, o come cavolo lo volete chiamare, che in ogni trasposizione... E come tutti i comic... Come tutti i comici, è pesantissimo, quindi un'arma contundente mica da ridere. E niente, è l'anime. Praticamente ci sono gli screen, sì. Qua c'è il pesce, com'è che si chiama? Il pesce indovino qui. Il pesce bisestile, no? C'è un nome del cavolo. Vabbè, comunque. È tipo il leprotto bisestile di Alice nel Paese delle Meraviglie. È il pesce indovino, cioè. Maka fa delle facce, invece sì. Che fa? Guarda. Faccio un guardone. My Hero Academia numero 16. È l'ultimo numero, ma è un restock. Un restock core. Fa il guardone, allora continui a guardare, si becchi questo. Platinum End numero 7. Ecco qua. La nuova serie di Oba e Obata, creatori di Death Note e di Bakuman, che sta viaggiando fortissimo. Io lo sto leggendo, sono in pari anche io, questo qua. Mi è piaciuto tantissimo l'inizio, adesso sta diventando, secondo me si deve chiudere questa vicenda per avere dei nuovi spunti. Da un po' di tempo che sta durando questa battaglia. Magari è finito. È finito, non penso, cioè, c'avrà... Dici che lunghino come... No, lunghino no, però sarà tipo Death. Qui sono 7 numeri, almeno una decina secondo me lo sarà. Una dozzina. Una tipo dozzina. Le uova, dai. Va a dozzina, o come gli agnolotti. Eh sì, per gli amici che ci seguono che non sono del Piemonte, sappiate che da noi il piatto tipico gli agnolotti vanno a dozzine. Se no porta male se te ne danno di meno o di più. Allora, cioè ne mangiate 12 oppure 24 direttamente. Lanterna. Lanterna verde, numero 42-43 così, perché probabilmente sono usciti una settimana dietro all'altra, ecco qua. O ce li siamo volati, vabbè, comunque. Ma no, che non ce li siamo volati. Mettiamoli qui vicino a Deadpool, che vanno d'accordo. Ok, poi abbiamo... Attesissimo amici, il secondo numero di Rick and Morty. Rick and Morty, quindi serie che sta andando a bomba su Netflix, tutti che si strappano i capelli per questa serie qua. Il disegno secondo me fa abbastanza schifo, però effettivamente la serie fa riderissimo. Io ho visto le prime puntate ed è veramente forte, cioè questi due qua fanno scassare. E noi qui in negozio di Akiba Stop abbiamo anche la pistola, quella che fa i portali, di Rick e Morty. Che fortunelli che siamo. Versione brossurata, quindi abbastanza carina, da Panini Comics. E questo? Ma non è arretrato questo? Sì, che numero è? Numero 28, no, è l'ultimo. Vedevo la faccia una sbigottita. È l'ultimo numero, io non lo... Aspetta, non vi... No, l'ho letto questo, sì, perché ci sono ancora personaggi. Deve essere il penultimo numero, quindi un restock di The Walking Dead, versione anche questa qui molto bellina. Poi abbiamo il dottore, Dottor Strange. Dottore ce n'è solo uno. Tutti gli altri sono nessuno. Abbiamo Venom, anche questo nuovo numero, che tra l'altro combatte contro la gatta nera. Contro Black Cat, almeno in copertina. Poi non so se sfogliamo la giapponese per non spoilerare. Casualmente, vabbè, per forza che qua c'è Spider-Man. Vabbè, Spider-Man è onnipresente ormai negli altri. È un po' come Iron Man. Esatto. Terminiamo la carrellata con Crime Freeman numero 1. Questo è una chicca, ma... Da J-Pop, volumone. Crime Freeman, dovete sapere che... È un famosissimo manga, hanno fatto anche l'anime negli anni che 80. Maka conosce sicuramente. Sicuro. Sì. Beh, si tratta di un assassino yakuza, rinnegato addirittura dalla yakuza, che quando uccide poi piange. Si chiama per quello, si chiama così. Vabbè, sembra una cagata, però in realtà ci sono c'ha i suoi motivi. E comunque anche questo molto molto famoso. Una bella riedizione da J-Pop in volumazzi anche qui tipo Bibbia. E poi terminiamo questo fantastico scatolone con Warhammer 40K, 40.000 i caduti.
quindi continua, deve essere il terzo numero esatto di questa saga incentrata sul capitolo degli angeli oscuri, Dark Angels. Guardate, una bella armatura Terminator, però questi sono i cavalieri grigi, non so cosa c'entri. Invece il fumetto parla degli angeli oscuri, quindi uno dei capitoli, il primo capitolo di Space Marine, nonché uno dei più enigmatici. Per chi è fan di Warhammer 40.000, ovviamente da non perdere. E tutti penseranno, abbiamo finito. E invece... Perché saggiamente i nostri amici hanno visto che c'è un altro, ed è pieno sta fare, ragazzi. Akiba Stop. Akiba. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop. Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.